Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, uno dei profili più seguiti sui social, anche se poi quello di sua moglie lo è un po' di più. Fedez deve fare i conti costantemente con la popolarità che ha ormai invaso in maniera netta e costante la sua famiglia. Lui cantante di successo, rapper, anche se non piace quando viene definito tale, ed in generale personaggio che in questi anni ha spesso fatto parlare di sé. Federico Lucia non è di certo uno che le manda a dire, e la polemica in questi anni ha rappresentato proprio il suo pane quotidiano. Fedez, e così l'abbiamo visto assolutamente al centro dell'attenzione per diverse questioni, spesso anche molto spigolose. La polemica continua con il Kodakons, che ha chiamato spesso in causa l'artista milanese. O ancora il caso censura alla RAI, anche se in questi mesi pare che il rapporto tra l'emittente pubblica e l'artista siano diametralmente cambianti. Chiara Ferragni, come annunciato recentemente, farà parte del cast del prossimo Festival di Sanremo, e di fatto sarà una co-conduttrice con Amadeus. Una notizia che tra l'altro, ha fatto gioire non poco i fan. Fedez, tra l'altro, quel palco l'ha calcato proprio in questi anni insieme a Francesca Michelin. Anche in quel caso, poi, ci fu spazio per la polemica ed il terzo posto conquistato, secondo alcuni, grazie all'influenza proprio di Chiara Ferragni che chiese ai suoi fan di supportare Federico al televoto. Alla fine vinsero i Maneskin e per Fedez rimase la bellezza della canzone presentata sul palco dell'Ariston, ma anche quelle polemiche definite sterili da molti. Fedez, che paura in casa, scoppiano petardi, ma è colpa di come detto, il profilo Instagram di Fedez è seguito da milioni di persone. Sia per l'artista che rappresenta, ovviamente, ma anche per la grande attenzione mediatica che c'è attorno ai Ferragni. In queste ore le immagini hanno lasciato tutti senza parole. Esplosioni e grande paura in casa. Tutta colpa di Luis Sal con uno scherzo architettato a dovere dall'amico dell'artista nativo di Milano. Stories di Fedez, le immagini, chiaramente, hanno scatenato anche l'ilarità del popolo del web. C'è Fedez intento a riposare sul letto, Luis Sal pensa bene di appoggiare sullo stesso letto un secchiello, quello classico dove si conserva il vino nel ghiaccio. All'interno, però, stavolta ci sono dei petardi che ad un certo punto esplodono, grande spavento per Federico, e grasse risate per i suoi follower. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.